andiamo a votare i cosplay della fiera di Novegro. Benvenuti in Kiwi. Bello a tutti ragazzi, sciocari! Benvenuti e bentornati ragazzi, benvenuti, benvenuti a questo nuovissimo video dove andremo a votare i cosplay della fiera di Novegro. Non perdiamoci in troppe chiacchiere perché le foto e i cosplay sono tantissimi, se no il video esce lunghissimo, un botto. Quindi andiamo subito a votare, ovviamente dopo che, come al solito, già lo sapete, vi siete iscritti al canale, attivate la campanella, mettete like, commentate e fate tutto cosplay, dovete fare sempre, dai, dai, dai. Andiamo subitissimo, e se c'è qualche cosplay che andiamo a votare che ci sta guardando, scrivilo nei commenti, ma ovviamente scrivetelo anche voi nei commenti qua sotto qual è il vostro cosplay da 10. Mi raccomando, fatemi sapere, così magari ci esce un video in più con tutti i 10 che abbiamo fatto di tutte le fiere cosplay. Insomma, vediamo se vediamo tra di voi chi è che dà il numero 10 al cosplay. Va bene, iniziamo subitissimo. Allora ragazzi, iniziamo subitissimo da questo gruppo di persone, credo che ci sia, di cosplay, credo che sono Raperonzolo, Rebel, Jafar e Bruno, che non si può nominare. Voto di gruppo 7 di gruppo, ragazzi, oggi puntata proprio, voglio essere proprio il più stronzo possibile. Voto 7 per loro, andiamo avanti. Poi ci sta il Ranocchione, che con quest'altra cosplayer molto molto belli, devo dire, molto belli. Voto complessivo di gruppo, di coppia, voto 7. Andiamo avanti. Le Spice Girl, ragazzi, che voto gli diamo alle Spice Girl? Spice Girl secondo me un 7,5 se lo meritano, dai dai dai, 7,5, oggi proprio cattivo voglio essere. 7,5 per le Spice Girl. Andiamo avanti. Loro invece sono Miu Miu e Encanto, la protagonista di Encanto. Voto 7,5 per voi. 7,5, andiamo avanti. Chissà se ci sarà qualcuno che si prenderà il 5, un voto così basso. Vediamo, vediamo. Intanto per la Winx, ragazzi, secondo me la Winx un 8,5 ci sta tutto, eh. Fatemelo sapere nei commenti i vostri voti, ma per me la Winx 8,5 è pieno. Andiamo. Non so che personaggi siano loro, loro non so che personaggi sono, però a vederlo così parlano belli 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 cazzuti come cosplay, e quindi andiamo sulla fiducia. 8,5 anche per voi. Andiamo avanti. Un Alastor molto ben fatto, posso dirlo. Conosco il cosplay in questione che stiamo qua, l'ho visto anche in altre fiere e in altri cosplay, devo dire è fatto molto bene. In generale i suoi cosplay sono sempre molto molto ben fatti e molto ben accurati, si può dire. Me ne frega, va bene lo stesso. Voto per te, che sei un Alastor molto ben fatto, quindi voto per te. Secondo me 9 te lo sei proprio meritato, bravo. Andiamo avanti. Loro sono sempre di Hazbin Hotel, non ricordo il nome, Sherry Bomb, ecco, Sherry Bomb e Angel, Sherry Bob ed Angel. Voto complessivo, secondo me, dai, oggi proprio cattivo, 7,5 per voi. Loro invece sono, non lo so, non so i personaggi, 6 loro. Conosco il cosplay che fa Patch Adam, credo sia Patch Adam, e sarebbe anche lo stesso cosplay che fa anche Van Gogh. Comunque cosplay molto ben fatto, devo dire. Voto complessivo per voi. Quello a fianco che fa non ricordo il nome, non so se è la sua altezza o se usa dei trampoli, però te posso dire tanta roba, e secondo me un 8 se lo meritano, dai, 8 per voi. Mamma mia raga, tanta roba, ragazzi, se non avessi come amico su Instagram questo cosplay, probabilmente non saprei che fosse lui. E quello che fa dentro, quello che sta dentro l'armatura, e che gli damo, raga? Secondo me
non so se l'armatura l'ha fatta lui, l'ha comprata, comunque complessivo 9 e mezzo, perché qua il 10 traballa, qua il 10 traballa, 9 e mezzo. Andiamo avanti. E raga, posso dirlo, non so chi tu sia. Andiamo nello zoom, nello specifico zoomata, nella zoomata posso vedere che i dettagli sono proprio parecchi. Posso parecchi dettagli, quindi restia, quindi diciamo un 10, ma solo, lo confermo solo a fine video. Andiamo avanti. Loro sono sempre di Hazbin Hotel, non ricordo il nome di loro due. Voto complessivo 8 per voi. Loro sono di, ma poi non mi ricordo il nome, Silent Hill, sono di Silent Hill. Per voi che voto te dà? Che voto te do? Voto 8 anche per voi, 8 e mezzo, dai, 8 e mezzo. Il cornuto, ci mancava il cornuto nel video, eccolo qua il cornuto. E tu chi sei? Fammi vedere, perché tu hai tanta roba, però non te si vede in faccia, sì. Mi dispiace, tu dovevi far vedere un po' in faccia, anche se non conosco il personaggio. Probabilmente non ha una faccia il personaggio, però il 9 te lo sei meritato. Complimenti. Andiamo. Vabbè. Molto bene, mi piacciono molto i suoi cosplay, devo dire. Sono molto 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 interessanti, posso dirlo, i suoi cosplay sono molto interessanti. Quindi forse posso espur di parte, probabilmente. Secondo me 9 e mezzo ci sta. 9 e mezzo ci sta. Sì, raga, andiamo avanti, raga. Tu invece sei il testa da cinghiale, è un'evoluzione dei cinghiali che stanno qui a Roma Nord, diciamo. Un'evoluzione dei cinghiali, l'evoluzione umanoide dei cinghiali, di Demon Slayer. Che voto te do? Voto 9, perché comunque per farti quel fisico ce ne vuole, voto 9, complimenti. Andiamo avanti, questo invece è un gruppetto di Dragon Ball, raga, voto complessivo al gruppo di Dragon Ball. Andiamo con lo zoom, andiamo sullo zoom, vediamo un mezzo Goku quarto livello, poi un Goku con l'arma bella, ho fatto bene, complimenti, tanta roba, raga. Questo Jiren, dietro possiamo vedere altri cosplay di Bulma, Goku, Ultra Istinto, Super Saiyan, Veget, voto complessivo, raga. Alcuni potevano essere fatti meglio, 8 e mezzo, ho detto oggi quello è proprio cattivo, 8 e mezzo. Andiamo avanti, e qua hanno messo altri cosplay di Dragon, forse che stavano dietro non si vedevano bene probabilmente, quindi andiamo anche qui di zoom, andiamo nella zoomata, vediamo questo Goku Ultra Istinto, raga, tanta roba, posso dirlo, anche questo detto molto bene, un Gogeta Super Saiyan e un Gotenks Super Saiyan, un Gotenks base. Voto complessivo per loro, che voto gli diamo complessivamente? Secondo me posso essere di parte anche qui, ma sti cazzi, voto 9, raga, 9. Molto molto ben fatti, bravi ragazzi. Andiamo avanti. Andiamo avanti. Questo è Napoleone, poi Napoleone, non lo so. Napoleone, Capitan America, Alice e Frodo della Compagnia dell'Anello. Non lo so. Voto complessivo 8, raga, 8, dai, 8, 8. Andiamo avanti. E lui invece è Ghost Rider. Che voto gli diamo a Ghost Rider, raga? Ghost Rider secondo me 7 e mezzo, dai, 7 e mezzo, oggi vuole essere proprio cattivo, 7 e mezzo. Loro invece sempre di Hazbin Hotel, raga, Hazbin Hotel, loro che voto gli do? 7 e mezzo anche per voi. No, però le ali tanta roba, 7 e mezzo, ho deciso 7 e mezzo, vai, andiamo avanti.
Lei invece è... non mi ricordo il personaggio, raga, no, credo sia l'X-Men, può essere. Se mi sbaglio scrivetemelo nei commenti. Per te invece, che voto ti do? 7 e mezzo anche per te. Non guarda in faccia nessuno, te compreso te. Joker, tu che voto te posso dare? Vediamo Joker, vediamo, sta col costume da bagno. Un Joker un po' particolare col costume da bagno. 7 e mezzo anche per te, anche se la giacca è molto figa, posso dirlo, la giacca è bellissima. 7 e mezzo per Joker lo stesso. Andiamo avanti. Loro invece sono di My Hero Academia. Stavo un po' calando con i cosplay. Devo dire che My Hero Academia con i cosplay sta un po' calando, probabilmente perché sta un po' scemando la moda di My Hero Academia, che sta nel boom Hazbin Hotel, e quindi probabilmente parecchi di My Hero Academia stanno facendo Hazbin Hotel. E vabbè, sì, la moda è anche questo. Per voi che voto vi posso dare, raga? Mi dispiace, però comunque cosplay di lui è fatto molto bene, diciamo, di Ida. L'armatura di Ida mi piace parecchio, posso dirlo, anche la sua. 6 e mezzo, raga, 6 e mezzo, 6 e mezzo. Famo 7. E lui invece che voto gli do? Che voto gli do per questo Todoroki? Conosco il cosplayer in questione. Devo dire che dal vivo rende molto. Le fiamme blu e rosse dal vivo rendono molto di più. Quindi secondo me un 9 per te ci sta tutto, eh? Complimenti. Andiamo a loro invece, che sono loro. Non conosco questi personaggi, raga, non li conosco. Quindi andiamo di zoom a vedere cosa hanno di particolare. Oh, però complimenti, poi la parrucca molto ben fatta, posso dirlo, raga. Posso dirlo, sta pure con le infradito del personaggio, che andare di infradito in fiera è veramente tosta, posso confermarlo perché l'ho fatto anche io. Quindi complimenti per voi, secondo me voi 9 e mezzo, ci sta tutto, bravi ragazzi. Loro invece sono lui è Anka, quello di Star Wars, raga, non mi ricordo, quello di Star Wars, e tu chi sei? Non me lo ricordo, raga. Voto complessivo 8 e mezzo per tutti e tre. Andiamo avanti. E tu invece chi sei? Tu sei junior di Dragon Ball? No, non credo, perché solo è verde, però è tutta sta armaturona. Secondo me 10 traballante, un 10 traballante se la gioca con quello di prima. Andiamo avanti, vediamo. Vabbè, lui che te posso dirsi, che te posso da, che te posso da te come voto? Te posso da pure a te 10? Pure tu te la giochi, oggi se la giocano in 3 il 10, raga. Voto traballante a fine video per loro tre, una conferma. Questa l'abbiamo vista pure prima nella foto di gruppo, quindi con 8, confermato 8. Lui invece è un Goku con questa, non ricordo come si chiama, secondo me 8 e mezzo. E abbiamo finito, raga, abbiamo finito. Quindi ricapitolandolo, se la giocano il 10, lui con il samurai, questa qua che non so il personaggio, e uno che stava inizio video, andiamo a ricercare, inizio video stava, e dove che è lui? Secondo me se la giocano loro tre, posso dirlo, raga, secondo me
confermato per te, secondo me oggi il 10 te lo sei beccato tu. Fatemelo sapere ragazzi nei commenti se anche voi siete d'accordo con me, secondo me il 10 è tutto tuo, va bene? Quindi ragazzi, confermato il 10 per l'armatura senza volto, non so che personaggio è, però ragazzi fatemelo sapere nei commenti. Noi ci vediamo ragazzi a un prossimo video, mi raccomando ragazzi, votate anche voi il vostro cosplay da 10 qua sotto nel video e anche nei video precedenti, così magari ci esce un video in più con tutti i vincitori del 10, chi sarà il 10 supremo o il 1000 cosplay da 1000, non lo so raga, andiamolo a datemi anche voi una mano con i vostri voti, va bene ragazzi? Noi ci vediamo al prossimo video, non so quale altra fiera ci sia, però qualcos'altro in mente mi verrà, va bene ragazzi? Noi ci vediamo al prossimo video, mi raccomando iscrivetevi al canale Shogarin.